Il suono della campanella e un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime di San Giuliano hanno dato il via all'incontro organizzato all'ISIS Maiorana Fascitelli di Isernia per parlare della vulnerabilità dei centri storici italiani, un problema spesso sottovalutato, o meglio che viene preso in considerazione solo quando si verificano tragedie come quella di Amatrice, per poi essere nuovamente dimenticato. Di questo, ma anche di prevenzione, i ragazzi ne hanno discusso con il sismologo Gianluca Valensise, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E noi siamo convinti che ci siano molti centri storici in Italia che sono estremamente vulnerabili, alcuni di più, alcuni di meno, per ragioni che sono spiegabili con il tempo che trascorre, con il ruolo delle istituzioni che ci sono o non ci sono. Abbiamo le idee abbastanza precise su quali sono le località da cui bisognerebbe partire per un'eventuale operazione di risistemazione. Il governo ha varato questa iniziativa del sisma bonus, quindi sono dei denari che vengono concessi ai proprietari per sistemare le loro abitazioni. Il problema del sisma bonus è che viene concesso, almeno così sulla carta, viene concesso quasi a tutti, invece bisognerebbe partire da chi ha più bisogno. La scelta di invitare Valensise non è stata casuale. Proprio lui, 17 anni fa, si trovò a gestire l'emergenza di San Giuliano. Il giorno successivo fece delle dichiarazioni forti, destinate a cambiare il modo di affrontare terremoti in Italia. Fui invitato a una mattina e lì feci un'affermazione un po' forte, cioè spiegai che l'ultima normativa risaliva al 1981. Io avevo cominciato a lavorare nel 1983, eravamo nel 2002, quindi io per 20 anni avevo fatto il sismologo, ma tutto quello che avevo fatto di fatto non era entrato in nessuna norma, in nessuna opera di prevenzione. E questa frase si ritorse un po' contro di me, perché io dicevo la verità, la cosa poi mi fu riconosciuta e in quel momento il governo ha cominciato a un percorso per cui in breve tempo, nel 2003, si è arrivata una nuova normativa. L'incontro ha chiuso una serie di iniziative promosse dall'ISIS Maiorana Fascitelli finalizzate a promuovere la cultura della prevenzione, anche e soprattutto a scuola. La cultura della sicurezza e della prevenzione, perché purtroppo, nonostante l'Italia vanti un servizio di prevenzione, di protezione civile fra i più moderni e all'avanguardia, nonostante le ricerche costanti, importanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, manca la percezione, non è radicata la cultura della prevenzione, tant'è che il numero delle vittime dovute anche a comportamenti sbagliati in occasioni di eventi calamitosi è purtroppo significativamente elevato.